Ora vediamo che cos'è una mole per definizione. Prendiamo una mole di idrogeno, di elio e di carbonio. Dobbiamo guardare la massa atomica dell'elemento, quindi in questo caso l'idrogeno, massa atomica 1,008 U, unità di massa atomiche. L'elio 4,003 U e il carbonio 12,01 U. Quindi una mole di idrogeno è 1,008 grammi. Una mole di elio è 4,003 grammi e una mole di carbonio 12,0 grammi. Perché che cos'è una mole? È un numero in grammi, una quantità in grammi pari numericamente alla massa atomica o molecolare. In questo caso stiamo parlando di atomi, sono elementi chimici, quindi atomi singoli, quindi parliamo di massa atomica. Se fossero molecole parleremmo di massa molecolare. Quindi che cos'è per esempio una mole di carbonio? Una quantità in grammi identica, quindi 12,01, alla massa atomica, ma non più espressa in U, unità di massa atomica, ma espressa in grammi. Ora, una quantità espressa in grammi è una quantità macroscopica, si può pesare, si può vedere, si può toccare. Invece, una quantità espressa in U, unità, di massa atomiche, è una cosa estremamente piccola, diciamo infinitamente piccola, non si può neanche vedere al microscopio. Quindi quando abbiamo quantità espresse in unità di massa atomiche, stiamo nell'infinitamente piccolo, nel mondo invisibile. Quando invece abbiamo quantità espresse in grammi, siamo nel mondo macroscopico, quantità che si possono pesare, si possono tenere in mano, cioè riempiono un cucchiaino, un cucchiaio, riempiono un barattolo. Quindi ancora, ripeto, quando parliamo di moli, stiamo nel mondo macroscopico, cose che si toccano, si pesano, si tengono in mano. Quando parliamo di unità di massa atomiche, stiamo nel mondo dell'infinitamente piccolo. Continuiamo con gli esempi dell'idrogeno, l'elio e il carbonio. Abbiamo appena detto, massa atomica è una cosa infinitamente piccola, 1,008 unità di massa atomica. Questa è la massa atomica dell'idrogeno. Invece, una mole di idrogeno 1,08 grammi, questa è una quantità che si tocca, una quantità macroscopica, lo stesso per l'elio e il carbonio. Ci chiediamo quante particelle, con la parola particella intendo o gli atomi o le molecole, ci sono in una mole per esempio di idrogeno, cioè in 1,008 grammi di idrogeno. Quante particelle, in questo caso atomi, di idrogeno ci sono? 10, 100, 1000, 10.000? Vedremo che sono molti, ma molti di più. Sono un numero di Avogadro, NA, numero di Avogadro, Amedeo Avogadro, che è questo valore qui, un numero enorme, 6 seguito da 23 zeri. Come si fa a calcolare il numero delle particelle, in questo caso di atomi, che si trovano in una mole, quindi in 1,008 grammi di idrogeno? Molto semplice, basta dividere la quantità di idrogeno che corrisponde a una mole, 1,008 grammi, diviso la massa di un atomo solo. Quindi io divido tutta la massa di idrogeno che ho, quindi un po' più di un grammo, diviso la massa di un atomo solo. Da questa divisione vengono fuori il numero degli atomi. Quant'è la massa di un atomo solo? Una massa di un atomo solo è 1,008 U. Infatti è la massa atomica, indicata con MA, massa atomica, mentre invece indicata con M grande, M è la massa molare, cioè la massa di una mole. Quindi io devo dividere la massa di una mole diviso la massa di un atomo. Massa atomica, dividendo la massa di una mole diviso la massa di un atomo, trovo il numero degli atomi. Il valore numerico si semplifica, rimane grammo diviso U, l'unità di massa atomica. Ma avevamo visto nel video precedente che l'unità di massa atomica, in pratica la massa di un nucleone, era 1,66 per 10 alla meno 24 grammi, che è una quantità praticamente infinitesimale, è una quantità piccolissima, infatti vuol dire 0,00024 zeri e poi c'è l'1, espresso in grammi, quindi è una quantità infinitamente piccola. Quando faccio questo rapporto, quindi un grammo diviso 1,66 grammi, rimane questo numero, il numero di Avogadro, viene fuori 6 per 10 alla 23, quindi ecco l'enorme numero di particelle, in questo caso di atomi, di idrogeno che formano una mole. Questo numero di Avogadro è il
il numero che fa passare dal mondo microscopico al mondo macroscopico. Cioè, se io prendo un atomo solo di idrogeno, ho un atomo solo, che è una cosa infinitamente piccola, sto nel mondo microscopico. Se io prendo 6 per 10 alla 23 atomi di idrogeno, quindi una quantità mostruosamente grande, enorme di atomi di idrogeno, io ho una mole. Quindi per passare da un atomo a una mole devo mettere insieme 6 per 10 alla 23 atomi. Quindi che cos'è una mole? Si può anche definire così: è formata da 6 per 10 alla 23 atomi, o molecole, in questo caso atomi. Quindi questo è il numero che fa passare dall'infinitamente piccolo del mondo atomico al nostro mondo macroscopico. Ora proviamo a fare lo stesso calcolo con l'elio, oppure con il carbonio invece che con l'idrogeno. Quindi voglio sapere quanti atomi di elio ci sono in una mole. Massa molare dell'elio 4,003 grammi. Massa atomica dell'elio, quindi la massa di un atomo di elio, 4,003 unità di masse atomiche. Allora, quanti atomi ci sono in 4, poco più di 4 grammi di elio? Procedo come prima, devo dividere, per sapere quanti atomi sono, la massa dell'elio che ho io, quindi 4 grammi un po', la devo dividere per la massa di un atomo di elio, quindi faccio questo diviso questo, lo stesso calcolo di prima. Quindi la massa molare dell'elio, 4,03 grammi, diviso la massa atomica, la massa della mole, diviso la massa di un atomo. Si semplifica il numero, quello che rimane è la stessa cosa di prima, grammi diviso l'unità di massa atomica. Quindi il risultato è lo stesso, vuol dire che in una mole di elio io ho sempre 6 per 10 alla 23 atomi di elio. E la stessa cosa succede con il carbonio e con tutti gli altri elementi. Quanti atomi ci sono in una mole di carbonio? 6 per 10 alla 23 atomi. Quindi il numero d'Avogadro è quella quantità di atomi o di particelle in generale, o di molecole, che formano una mole di qualunque sostanza. Una mole di qualunque sostanza contiene un numero d'Avogadro, 6 per 10 alla 23, particelle. Quindi non è importante che sostanza è, se io prendo una mole contiene sempre questo numero di particelle. Dunque, riassumendo, se io prendo un atomo solo di idrogeno, la sua massa atomica, è circa una unità di massa atomica. Se prendo un atomo di elio è circa 4 unità di massa atomiche. Se prendo un atomo di carbonio, la sua massa è circa 12 unità di massa atomiche. Ma io non prendo soltanto un atomo di idrogeno, di elio e carbonio, ne prendo una manciata enorme, ne prendo 6 per 10 alla 23, quindi non ho più un atomo, ho un numero di Avogadro di atomi. Ma allora che cosa ho? Ho una mole, 6 per 10 alla 23 atomi formano una mole, ecco che allora non ho più un atomo, ho un numero enorme di atomi che tutti insieme fanno un grammo di idrogeno, oppure 4 grammi di elio, oppure 12 grammi di carbonio. Del resto è logico che se una particella, un atomo di carbonio pesa 12 volte più di un atomo di idrogeno, il singolo atomo di carbonio pesa 12 volte di più del singolo atomo di idrogeno, quando io prendo 6 per 10 alla 23 atomi, peserà il totale 12 volte di più di quanto pesa invece una mole di idrogeno. Comunque, il concetto fondamentale è che il numero di Avogadro mi fa passare dal mondo microscopico al mondo macroscopico, da un atomo a una mole. Per passare da un atomo a una mole devo mettere insieme 6 per 10 alla 23 atomi o molecole. Una mole di qualsiasi sostanza contiene 6,02 per 10 alla 23 atomi o molecole.